Buongiorno ragazzi, dal camper vintage 90. Niente, oggi ho intenzione di sistemare il garage e provare a trasformarlo in un laboratorio. Facciamo che vi faccio vedere come sono messo, nel frattempo guardiamoci la sigla. Allora, ho già iniziato a tirar fuori tutto. Guardate che bordello che c'è qui. Ho iniziato a tirar fuori tutto. Adesso vi faccio vedere che bordello che c'ho in garage. Pieno di roba. Piano piano vediamo di adesso dove andrò a tirar fuori lo scooterone. Piano piano facciamo tutto. Vediamo. Questo è il punto dove sono arrivato in garage, ancora devo finire, pensate voi. E tutta sta roba in mezzo, dovrò andare in discarica a buttarla. Pensate, anni a tenere da parte la roba che non serve a niente, che poi alla fine va male, durisce, fa, disfa, è da buttare. Ok, andiamo avanti, va? Ciao ragazzi, allora, oggi è domenica, sono nel mio nuovo, quello che dovrebbe diventare il mio laboratorio. Abbiamo iniziato. Non vi faccio vedere tutti i lavori mentre li faccio, vi faccio vedere pezzo pezzo come sta uscendo pian piano. Ieri ero a Roma, non ho potuto fare niente perché ero in manifestazione per dire basta ai morti sul lavoro. Vi faccio vedere a che punto sono. Allora, qui abbiamo iniziato la prima parete, a me piace molto il legno e quindi li rivestirò tutto in legno, perché dietro sto mettendo un tessuto che è fonoassorbente, cioè per i rumori. Essendo che poi questo diventerà un laboratorio, preferisco che non si senta rumore mentre si lavora all'esterno. Dai, vado avanti e poi vi faccio vedere un piano piano come verrà finita la prima parete. Ecco qua, per il momento questo è il punto dove sono arrivato. Sto mettendo il fonoassorbente dietro, che è questo qui, vedete? Sotto l'ho già fatto, piano piano poi sistemerò il garage, un pezzo alla volta lo finiamo. Questo è il punto dove siamo arrivati, ci vuole un po' di tempo però si riuscirà a finire. Mi manca ancora tutto quel lato lì, guardate il bordello che c'è in giro, però finirà. Eccoci qua. Allora ragazzi, il lavoro è lungo, però piano piano sta finendo il mio laboratorio. Vedete? Adesso sono arrivato sotto quell'angolo lì. Ci vuole un po' di tempo perché il mio garage è pieno e lo devo spostare tre volte le robe. Però piano piano arriveremo alla fine. Piano piano. Guardate quanta roba c'è e tanta altra roba è fuori. Vabbè, andiamo avanti, va, che mi manca quest'angolo qua da finire. Allora ragazzi, piano piano prende piede il mio laboratorio. È stato un po' un casino, però piano piano prenderà piede anche il mio laboratorio. Ci vuole
piano piano bisogna sistemare tutto. Questo qui lo taglierò qui e poi lo fisserò qua sopra, e in modo che lo posso usare per poter saldare quando devo saldare le cose. Sì, per forza di cosa. Va bene, piano piano prenderà piede anche questo, il mestiere. Forza, coraggio, armiamoci e andiamo avanti, che il laboratorio, poi vediamo che nome dargli a questo laboratorio qua, anche perché gli darò un nome anche a questo laboratorio qua, perché vorrei fare anche una sorta di studio per registrazione e quant'altro, oltre a essere un laboratorio. Dai, ci vediamo dopo, vado avanti a lavorare. Allora, ben ritrovati nel camper vintage 90. Stiamo facendo l'impianto elettrico, sto facendo l'impianto elettrico. Vedete? La cosa essendo da solo, non avendo poi marchingegni per riprendere mentre faccio i lavori, comunque non sono molto difficili. Quindi qui c'è la scatola di derivazione, qui c'è il contatore, si può dire, no, contatore salvavita. Qua verrà una presa e la luce. Qua verrà una presa e la luce qua sotto. Una presa e la luce qua sotto. Qua verranno un paio di prese. Là verrà una presa e la luce qua sotto. E di là poi porterò il filo, verrà la presa anche di là. E ho deciso di mettere questo in mezzo. Lo sto già facendo. Adesso devo fare i collegamenti. Le prese sono le scatole che sono fatte da esterno. E le prese sono quasi tutte così, che sono magiche. E quelle lì sciucco. Va bene, andiamo innanzi. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, vi faccio vedere a che punto è il mio garage, che adesso sarà il laboratorio, e magari lo chiamerò garage 80-90. Vi faccio vedere un attimino dove siamo arrivati, a che punto siamo arrivati con i lavori. Allora, questo è il bancone che sta piano piano prendendo forma, l'impianto elettrico è stato fatto, piano piano sta prendendo forma. Ci vuole un po' di tempo, piano piano si fa tutto, vedete? C'è ancora un po' di casino, adesso ve lo faccio vedere da sistemare, guardate qua ancora che casino c'è. Qua sopra ho già quasi sistemato. Quella è un sacco di roba da buttare. Qui ho fatto così perché sopra c'è la roba che ho messo via, l'ho chiusa, e sotto di là c'è una sorpresa che adesso vi faccio vedere. Una piccola sorpresina che ancora non è finita, è già funzionante perché l'ho messo in prova, però ancora non è finito. Vi faccio vedere la sorpresina che c'è qua sotto. Andiamo a vedere la sorpresa, ragazzi. Adesso vi faccio vedere la tamarrata. Pronti per la tamarrata? Proprio tamarrata, eh!
ragazzi, tanto fumo. Questa sarà la mia postazione per quanto riguarda sia le live, quando arriverà l'internet, perché deve arrivarmi l'internet, e ogni tanto mi divertirò anche a fare un po' di musica anni 80, e in più c'è anche il laboratorio quando dovrò fare i lavori. Quindi ragazzi, io per oggi vi saluto, andiamo avanti a fare un po' di lavori, perché sennò qua a forza di divertirsi i lavori non vanno avanti. Ciao ragazzi, bentornati nel garage vintage 80-90. Allora, il lavoro è finito, mancano stupidatelle. Il lavoro è finito, facciamo un po' di conti di quanto ho potuto spendere. Allora, di perline, perché a me mi piace il legno, quindi l'ho perlinato tutto. Di perline ho speso in circa 180 euro. Poi ho preso dei pannelli fonoassorbenti e li ho messi dietro le perline. Ho fatto anche la porta del garage e qualcosina sul soffitto per evitare che il rumore, sia di quando sto lavorando o di quando faccio un po' di musica, non esca fuori, no? Poi 10 euro di viti vitarelle, e per quanto riguarda l'impianto elettrico, tra prese, pulsanti, scatolette, perché tutte scatolette esterne sono, no? Dopo ve le faccio vedere, farò il giro del garage, e il salvavita, ho speso 70 euro. Tenete conto che molta roba ce l'avevo già in casa, fili elettrici, un po' di perline, qualcosina ce l'avevo già in casa, quindi poca spesa e tanta resa, per un totale di 360 euro. Quindi io con 360 euro ho rivestito tutto il mio garage, l'ho fonosonorizzato, quindi l'ho insonorizzato anche, perché come vi dicevo il garage vintage non sarà solo un laboratorio per poter aggiustare le cose, o sistemare il camper o la macchina o quant'altro, speriamo che non avremo mai bisogno innanzitutto, ma mi diletterò anche a fare un po' di musica di anni 80 e 90 ogni tanto, giusto per divertirmi tra me e me. Allora, adesso vi faccio vedere un po' come è venuto il mio garage, il mio garage 80-90, e poi se vi è piaciuto mettetemi un link, un pollice. Ragazzi, andiamo a vedere come è stato fatto. Allora, partiamo dalla porta. La porta, anche lei, come potete vedere, è stata insonorizzata in tutte le sue parti. Questi qui li ho fatti asportabili, perché quando si apre e si chiude la porta non devono rimanere lì. Vedete? Pannelli tutti fonoassorbenti. L'impianto elettrico. Salvavita, tutte esterne le prese, sciuco e prese normali, nella stessa sciuco, i vari pulsanti, le varie cose. Questa è la parete, viteria, tutto quello che ho fatto. Facciamo un bel giretto, giusto per farvelo vedere un po'. Sì, questa è una delle casse del mio impianto che avevo già, essendo io un ex orchestrale, avevo anche un'orchestra di liscio tenuta per tantissimi anni, suonavo anche nelle sale, quindi cantavo. Questo è un po', ho messo anche il pannello qua sopra, giusto per insonorizzare ancora un po' di più. Poi ho messo una lampadina qua sotto sul banco. Di sopra è rimasto stivaggio, roba che tengo in garage. Qui ci sarà la mia postazione per poter fare le live o anche i video musicali che ogni tanto farò e magari imposterò su YouTube o su Facebook, poi vedremo. Perché Camper Vintage ha anche un canale Facebook che si chiama Camperisti Prime Esperienze Non. Anzi, se volete iscrivervi, cercate Camperisti Prime Esperienza e Nonna. Siamo in tanti e ci possiamo dare dei consigli. Questa è l'altra cassa. Qui devo buttare un po' di roba. Questa è la stufetta che mi tiene caldo qua dentro. Ok, adesso magari mettiamo su un pochettino di musica e vi faccio vedere un attimino anche il mio laboratorio garage 80-90, come diventa quando farò un po' di musica.
lontano.